sul mio canale. Allora, oggi sono qui per fare un altro video unboxing e sono gasatissima perché oggi è il terzo video in questione della linea dei rossetti di Kylie Jenner. Come vedrete dal colore anche che ho addosso, mi è arrivato Mary Jo Kay, eccolo qui. Dico subito che la prima cosa che ho notato è stata la scatola. I carissimi postini italiani o di non so cosa me l'hanno fatto arrivare un po', come vedete, rovinata qua sopra. E la cosa non mi è molto piaciuta, però lasciamo stare, l'importante è quello che c'è all'interno. Come vedete, questo è il solito packaging, ovviamente rosso perché ho preso proprio quel rosso potente, mi piaceva tantissimo. Mary Jo Kay, come potete vedere. Adesso lo apro come al solito, troviamo la matita, eccola qui. E il lipstick, eccolo qua, stupendo, wonderful. Adoro. Insieme a Dead of Night, ma Dead of Night ci ho messo pochissimi giorni, questo ci ha messo più o meno una settimana e mezzo, ma ha fatto comunque presto. Io ovviamente aspetto anche gli altri che ho ordinato, perché ho ordinato anche Posy K, 22 e Coco K, quindi aspetto anche quelli che mi devono arrivare. Intanto vi faccio vedere lo swatches, appunto, così vedete anche come si presenta sulla pelle. Allora, questa è la matita, vi faccio vedere subito, eccolo qui. E adesso vi mostro anche come si presenta il lipstick, eccolo qui. Eccolo qui. Ovviamente io l'ho ordinato perché ho una passione per i rossi, che è una cosa allucinante, li adoro. L'ho già provato e devo dire che anche questo, come Kurt K, ho trovato che ha lo stesso problema, diciamo, è tanto, come dire, appiccicoso, rimane abbastanza sulle labbra. Comunque, tutto sommato mi è piaciuto, a parte appunto la parte del packaging che mi è arrivata mezza scassata, rotta, però vabbè. L'importante, ripeto, è il contenuto. Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di dirmi qua sotto quali avete comprato voi o quali vorrete comprare, se magari ne avete altri in mente, perché io sì, ne ho molti altri in mente che purtroppo sono sold out e quindi non li coprerò mai, però vabbè. Mi piacerebbe tantissimo comprare Freedom, Kai Majesty e Skylie, assolutamente. Sono tre tonalità di colore che io non ho e non ho mai avuto, ma vorrei avere. Quindi spero che li rimetta in vendita, perché sono troppo curiosa di provarli. Ad ogni modo, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. E noi ci vediamo al prossimo unboxing, sempre di Kylie o di qualche altro prodotto. Ciao!